Mentre in Argentina infuriano le proteste contro il decreto omnibus di Javier Milei, il discusso presidente argentino, che è stato eletto con la promessa di tagliare la spesa pubblica, dollarizzare l'economia ed uscire da quella spirale recessiva che è diventata un po' la costante economica del paese, Milei inaugura un tour internazionale che lo vedrà in Israele, in Italia e quindi in Vaticano. Un viaggio senza precedenti, questo perché Milei, sull'onda di Davos, sta cercando in qualche modo di accreditare il paese a livello internazionale come faccia parte del sistema di alleanze occidentale. Questa è una novità nel vero senso del termine, perché l'Argentina, a causa anche della composizione della sua popolazione, non si è mai esposto troppo sulla questione israeliana nella condanna del terrorismo islamico, visto che è stata oggetto di tale terrorismo nel 1994, quando venne colpito un centro culturale ebraico in Argentina, a Buenos Aires, con 85 morti, le cui responsabilità vanno da ricercare, secondo una ricostruzione giudiziaria, in Hezbollah. Questo è un elemento molto importante all'interno della storia recente del paese, perché addirittura l'ex presidente di origine sirio-libanese Carlos Menem ha avuto accuse di aver depistato le indagini, e ci fa capire non solo il livello di internazionalizzazione del conflitto israelo-palestinese, addirittura quanto le trame della politica internazionale siano fitte anche dall'altra parte del mondo. Ora, Milei ha previsto degli incontri non soltanto col presidente Herzog, ma anche col primo ministro Netanyahu, una grande dichiarazione di solidarietà, visto che Netanyahu presiede un paese in guerra ormai da più di 2 mesi e mezzo. Nell'America del Sud cambiano moltissimo gli equilibri. Milei è voluto uscire dal percorso di avvicinamento nei confronti dei BRICS. L'Argentina diventa un antagonista all'interno del continente sudamericano nei confronti del Brasile, con cui, per carità, non sono mai trascorsi ottimi rapporti. Riuscirà Milei in questo modo a procacciarsi il sostegno internazionale? Oppure, come spesso accade, quando si riesce ad avere il sostegno da fuori sfugge quello interno. Basta vedere le immagini degli scontri degli ultimi giorni a Buenos Aires per rendersi conto del rischio che Milei sta correndo. Come finirà è ancora presto per dirlo, ma è chiaro che in Sud America la situazione è in continua evoluzione e ogni singolo evento internazionale rischia di avere una vasta eco dalla portata incredibile.